facciamo quindi da questi modelli a costruire sistemi di trading automatico? Semplicemente portando sulla pratica le considerazioni che abbiamo appena visto. Quindi andrò a cercare nella microstruttura dei mercati finanziari, non lavoriamo per esempio sull'euro-dollaro, quelle cose che mi dicono che stiamo passando da un regime normale a un regime metastabile. Il tempo è tiranno e non posso approfondire l'argomento. Se desiderate, nei nostri social network trovate molte informazioni in più che riguardano questi argomenti. In particolare su Twitter e su Facebook noi pubblichiamo in tempo reale i trades che sono eseguiti dai nostri sistemi. Ci sono in questo momento due, tre sistemi che stanno lavorando da qualche mese, chi da 6 mesi, chi da 2 mesi, e vi faccio vedere banalmente le performance quali sono, visto che alla fine si parla sempre di performance. Qui apro Facebook per esempio e potete vedere, allora io ogni mattina faccio pubblicare un messaggio automatico che mi dice qual è la posizione complessiva dei sistemi. I sistemi si chiamano BD Adaptive, BD Bold, ce ne deve essere anche un altro, vabbè, sarà sotto. Comunque vedete, queste più o meno sono le performance che stiamo facendo nel corso degli ultimi mesi, chi negli ultimi 2-3 mesi, chi negli ultimi 6 mesi, insomma. Sono performance consistenti ed elevate. Vorrei sottolineare una cosa importante. Queste sono le performance che dovrebbe avere qualunque trading system. Perché? Perché dal mio punto di vista, dal punto di vista cioè di un fisico, non di un economista, non è possibile controllare il rischio di un trading system. Chi vi dice che un trading system ha basso rischio, vi sta dicendo una sciocchezza in generale, poi da vedere il caso specifico. Perché vi sta dicendo una sciocchezza? Perché nessuno ci garantisce che anche piccoli stop loss, piccole perdite, possono perpetrarsi fino ad arrivare ad annullare completamente il capitale. In effetti non c'è dietro un trading system una idea di crescita, come nelle allocazioni di portafoglio, che sapete che abbiamo stato prima l'ottimizzazione. Non c'è una crescita reale, non c'è un aggancio all'economia che si dà da fare, che quindi è antifragile di per sé. Questo non c'è, è pura speculazione. Perciò, come io non posso dire che lanciando una moneta non uscirà 10 volte test, ma la moneta non è truccata, così non posso dire che il trading system non abbia rischio intero, cioè il rischio del capitale. Non c'è possibilità di regolare questo aspetto a priori.